questo è un video svuota la spesa. Ho fatto tre diverse spese, una al mercato, una da Lidl e una da Fresco. Vi faccio vedere quello che ho comprato, sperando insomma di tenervi un minimo compagnia in questi giorni. Io vi lascio direttamente alla spesa, fatemi sapere quali sono i prodotti che voi acquistate sempre e se magari questi video vi sono utili per prendere spunto o per avere consigli in base a alcuni piatti. Sicuramente non mancheranno dei What I Ate in a Day, anzi vi invito a seguire quella playlist perché ci sono sempre tante ricettine nuove, facili e veloci da fare e alcune anche un po' più elaborate, ma sicuramente sempre molto gradite. Mando un bacio, vi lascio al video. Allora, inizio a farvi vedere cosa ho comprato al mercato, quindi parliamo di frutta e di verdura. In primis ho comprato tre cetrioli, in totale ho speso 7,80 euro e guardate le cose che ho comprato. Poi queste banane, che sono 5, non sono Chiquita, comunque le ho pagate veramente poco, considerate che di solito le pago 2,99 euro. Poi ho comprato due cestini di fragole, questo ho pagato 80 centesimi perché sono un po' più mature. Questo invece ho pagato 1 euro perché sono ancora tra virgolette da maturare, nel senso che resisteranno di più. Ho preso le fragole per fare colazione con lo yogurt, perché comunque sono un frutto molto dolce che mi piace tantissimo. E di solito i cestini di fragole li ho pagati 3,99 euro, quindi spendere così poco è stato un miracolo. Poi ho preso una melanzana, anche questa pagata pochissimo, stavano a 1 euro al chilo. Poi ho preso la bieta, pagato questo ciuffo solamente 50 centesimi. C'erano anche gli spinaci, insomma, altro genere di verdura, sempre così a ciuffo venivano 50 centesimi. Infatti, ho fatto male a non prenderli, li dovevo prendere, cucinare e surgelare. Poi ho preso due peperoni, purtroppo non c'erano i miei amati peperoni rossi, però ovviamente questi stavano a 1 euro al chilo, infatti li ho pagati pochissimo. Poi ho preso due zucchine belle grandi, queste anche 1 euro al chilo. Queste io le utilizzo per vari usi, sia come contorno sia per la pasta, insomma mi piace tanto. Poi ho preso un cavolo, pagato 1 euro al chilo, quindi tipo 1 euro. Poi mi ha omaggiato anche con gli odori, mi ha dato il sedano, le carote e 3 kg di prezzemolo che andrò a surgelare. Per quanto riguarda il pane, ho comprato il lievito fresco, questo qua per pizza, pane e dolci, pagato 55 centesimi. E poi mi sono presa 11 panini ai cereali, di cui gli altri li ho surgelati e questi ovviamente li mangerò oggi, li consumo oggi, per cui li ho lasciati così. E questi sono i cereali e ho pagato in tutto tipo sulle 3,90 euro, se non erro. La mia seconda spesa l'ho fatta al fresco. Adesso vi mostro quello che ho comprato per quanto riguarda le cose che non vanno in frigo. Ho speso all'incirca 29 euro e spicci ed ho comprato una passata della Mutti. Questo che è il mio latte vegetale preferito di soia, 100% italiano al cioccolato, che contiene insomma vitamina B, vitamina B12 e D. Come snack o per fare anche il porridge mi sono presa noci e mandorle. Poi non so perché avevo voglia di taralli, quindi ho preso questo pacco qui di taralli della Puglia. Poi ho preso questo che è appunto il pane di segale, 32% di farina di segale. Poi finalmente sono riuscita a trovare questo, che è il riso basmati. Io lo adoro, ma non si trovava più, ma questa volta l'ho trovato. Poi ho preso delle fette biscottate integrali che io utilizzo per fare colazione al mattino, da dare anche ai cagnolini. Poi sono andata principalmente perché mi servivano queste altre tre cose: il brillantante di Casa Chiara, questo è davvero buono, costa pochissimo e ve lo straconsiglio. E poi la carta igienica che l'avevo finita, ho preso questa che è profumata, tre veli, quindi top, e ho preso 12 rotoli semplicemente perché una volta che ci andavo ho deciso di caricarmela così tanta. E poi ho preso due rotoloni di Scottex, questi sono maxi e sono 100% carta riciclata, appunto riciclata, mi servivano e ne ho approfittato. Per quanto riguarda i surgelati, ho comprato solo questi che sono della Valle dei Raccolti e sono dei piselli finissimi, surgelati, 1 chilo, pagati veramente poco. Purtroppo hanno finito i miei amati della Findus, per cui ho dovuto prendere questi e fanno sempre comodo visto che
Comunque in generale non c'è sempre la possibilità di andare a prendere frutta e verdura. Non vedete frutta e verdura ovviamente perché l'avete vista della spesa prima. Poi mi sono presa questi wurstel al formaggio che non li ho mai provati. Li ho presi essenzialmente perché voglio fare la pizza e quindi insomma ci metterò margherita con i wurstel. Infatti ho preso anche la mozzarella pagata pochissimo. Una cosa che io adoro tantissimo è il trancio di salmone affumicato a caldo. Io adoro questo al pepe, lo fanno anche all'Aneto, lo vende anche Lidl, però a me piace più al pepe, c'è anche al naturale se volete, però ecco io lo preferisco al pepe. Poi ho preso questo che stava veramente in offerta, costava 2 euro al chilo e sono pezzi di pollo. E poi ho preso gli hamburger di tacchino, questi per un pranzo o una cena veloce insomma, solamente 1,50 euro ad hamburger, tra l'altro anche dell'Amadori. E poi ho preso la famosissima per me bresaola al tacchino della linea Vivi Wellness, che è una linea con tutti ingredienti top che fa appunto fresco, e questa qui è appunto senza glutine, ad alto contenuto di proteine, a basso contenuto di grassi ed è davvero buonissima, cioè è uno degli miei affettati in assoluto preferiti. E niente, questa è la mia seconda spesa e la terza non so quando ci sarà, però quando la farò ve la allegherò a questo video. Ultima spesa che ho fatto, ho comprato la maizena, questa serve per rendere i dolci più soffici e leggeri, la proverò e vi farò sapere, è la prima volta che la compro. Poi mi sono presa della misura, questi qua che sono dei cracker alla soia, questi ce ne sono all'interno 10 pacchetti, ognuno da 6 cracker. E io ho provato, devo dire la verità, diversi cracker della misura e mi sono sempre trovata benissimo. Questi non li avevo mai provati, sono proteici, vegetali ovviamente, quindi anche per i vegani vanno benissimo. Appena li proverò vi farò sapere. Altra cosa è questa qui che è la farina di semola di grano duro rimacinata. Questa è perfetta per pane e pasta. Io sinceramente volevo quella 00 perché comunque diciamo che è quella che va bene un po' per tutto, semplicemente introvabile attualmente da me, e per cui mi sono accontentata di prendere questa e proverò sicuramente a fare del pane, ma voglio utilizzarla magari mischiata a quella poca che ho per fare anche dei dolci. Ho visto che c'è una ricetta e anche una di voi me l'ha consigliata di una crostata con questo tipo di farina, la proverò sinceramente. Poi ho preso le banane per il banana bread, poi ho preso queste che sono le patate per ogni occasione, insomma non le faccio quasi mai in realtà, quindi le ho prese. Poi ho preso delle cipolle, poi ho preso della Lisoform, questo prodotto qui sgrassatore, disinfettante, è anche un presidio medico-chirurgico, antibatterico, va bene anche, vedete, per il seggiolino, insomma per il piano cottura, i lavandini. Io non l'avevo mai provato, mi incuriosiva e così l'ho preso. Poi ho preso il lievito della Pane Angeli, a me piace tantissimo questo lievito per dolci, quindi lo prendo sempre. Sempre dello stesso brand ho preso le gocce di cioccolato che all'interno contengono anche, diciamo, vabbè, una ricetta che può sempre far comodo, e le ho già aperte queste perché voglio fare appunto il banana bread oggi. Poi ho preso questi qui che sono dei tovaglioli monovelo, io solitamente li prendo sempre da risparmio casa perché un pacco costa tipo 1 euro e ne ha 200-300 paia, non lo so. E vabbè, comunque non potevo andarci, per cui mi sono ovviamente accontentata. E poi ho preso questo, che sono delle uova chilometro zero bio, queste sono del Lazio, 100% uova del Lazio, ve le straconsiglio perché sono buonissime. E niente, questa è tutta la spesa che ho fatto al volo vicino casa. Bene, avete visto la mia spesa? Io spero di cuore di avervi rallegrato, comunque insomma almeno tenuto compagnia per un po'. Io vi ricordo di mettere un like a questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e di seguirmi anche sugli altri social, quali appunto Instagram, poi c'è un blog. Comunque trovate tutte le info nell'info box appunto. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi ringrazio per aver visto il video. Ciao!